Siamo con Marco Cucco, allenatore degli esordienti dei Pistinos di Macomere, venuti qui a Itiri per partecipare a questo torneo. Facciamo innanzitutto un punto finale di questa vostra stagione calcistica. Beh, la stagione calcistica per quanto riguarda gli esordienti è andata molto bene, in generale anche per quanto riguarda tutta la società. Abbiamo giocato sia un torneo FIDC che il torneo WISP, avevamo un gruppo abbastanza numeroso, sia di ragazzi del 98 che del 99, possiamo dire di essere soddisfatti, perché comunque il fine ultimo della società è quello di far giocare e divertire i ragazzi, al di là dei risultati. Anche se poi i risultati si sono visti comunque, siamo riusciti nel nostro intento. Ecco, il discorso educativo sicuramente è stato uno dei motivi alla base della nascita dei Pistinos di Macomere. Voi come numeri, quanti bambini riuscite a coinvolgere nelle vostre attività ludiche? In linea di massima noi abbiamo la media di 130-150 tesserati l'anno, quindi un numero buono per una cittadina come Macomere, considerando che avevamo anche un'altra società qui. Abbiamo tutte le categorie, fino ai giovanissimi, dai primi calci, pochi con gli amici, due squadre di, era un gruppo di 30 ragazzi, di bambini, di pulcini, due squadre veramente, due squadre di esordienti e due squadre anche di giovanissimi che per ora hanno fatto sia il torneo WISP che il FIDC. Ecco, i vostri esordienti sono divisi per annate, giusto? Per annate, e questa è una cosa importante soprattutto perché si può lavorare magari in maniera più specifica. Esatto, infatti il torneo FIDC l'hanno affrontato i ragazzi del 99. Perché l'anno scorso hanno giocato nei pulcini a 7, quindi hanno affrontato il campionato a 9, mentre i ragazzi del 98 hanno giocato WISP a 11, quindi hanno continuato il loro sviluppo calcistico, la loro attività calcistica, avvicinandosi di più a quello che poi è il calcio reale giocato. Ecco, nel passaggio dalla scuola a calcio a quella che sarà poi in futuro la categoria giovanissima, cioè il primo step dell'agonismo, come lavorate voi in settimana? Che tipo di lavoro viene fatto con i ragazzi sul campo? Beh, noi lavoriamo soprattutto con la palla, noi cerchiamo sempre di mettere la palla, che poi è lo strumento, al centro di ogni seduta dell'allenamento, è la cosa fondamentale, perché è con la palla che il ragazzo dovrà giocare qui in campo e deve avere la più dimestichezza possibile, quindi sia dai pulcini fino ai giovanissimi, noi lavoriamo sempre con lo strumento, che è la cosa più importante. Certo, palla che gira sicuramente molto bene, un campo come questo qua di Itiri, ma anche sul vostro campo in erba sintetica di Sertino, che sicuramente è un gioiello. Da questo punto di vista vi consente di sviluppare il gioco anche palla a terra, no? Sì. Le strutture come anche se no, ci stanno. Vi consento insomma di lavorare in un certo modo. Ecco, per chiudere un auspicio per l'estate che arriva, per la nuova stagione, che cosa chiederete ai vostri bambini e ai vostri ragazzi insomma per il futuro? Beh, innanzitutto di godersi le ferie, perché a settembre ricominceremo. L'auspicio è sempre di migliorare, di incrementare il numero dei ragazzi e degli iscritti e di poter lavorare serenamente come lavorava quest'anno. Certo. Sempre con un occhio di riguardo per la scuola, che è la cosa più importante per il bambino. Noi è fondamentale, io personalmente ho richiesto le pagelle al fine del primo quadrimestre per vedere l'andamento scolastico dei miei ragazzi. Certo. Tantissimo. Benissimo, allora grazie insomma mister Marco Cucco e ovviamente in bocca al lupo ai Pistinos di Macomere, non solo agli esordienti ma a tutte le categorie della scuola calcio e comunque complimenti insomma per il lavoro che realizzate con i bambini del margine di Macomere, non solo. Grazie mille, grazie a voi. Grazie.